Buongiorno a tutti! Allora, ebbene sì, ho deciso di riprovare a fare questo video nonostante la scorsa volta che l'ho fatto sia successo un gran bel casino. Visto che comunque io non volevo offendere assolutamente nessuno, eppure un sacco di persone hanno pensato che avessi offeso e infamato le persone. In realtà io volevo semplicemente dare consigli e far vedere gli slime che mi erano stati regalati. Quindi, mi raccomando ragazzi, se non voglio assolutamente offendere nessuno, il massimo che voglio fare è dare qualche consiglio. Comunque, questi sono gli slime che mi sono stati regalati all'evento di Bologna. Adesso non si vedono tutti, ce n'è qualcuno anche qua dietro che non si vede. E niente, in caso serva, visto che comunque con il viaggio, eccetera, possono essersi un po' sciolti o induriti o quel che è, ho già qua di fianco crema, acido borico, eccetera. Stavolta spero che sia andata meglio, nel senso che l'altra volta, secondo me, molti si sono un po' sciolti così perché erano stati mandati col corriere. Avevo ricevuto un sacco di regali, ero in treno e quindi me li hanno dovuti spedire. E con il corriere sono stato in giro un bel po' di tempo. Stavolta invece ero in macchina, quindi sono riuscita a portare a casa tutto io. Hanno fatto un viaggio abbastanza breve. Fatto sta che gli slime, per essere perfetti, non dovrebbero mai uscire di casa, cosa decisamente scomoda se si vendono o se si vogliono regalare a qualcuno, ma va bene. Andiamo subito a procedere. E allora spostiamoli un pochino perché se no non ho spazio per maneggiare niente. Ok, allora partiamo a casaccio. Questa è la confezione di una pasta Gummy, però penso che lo slime all'interno sia stato fatto a mano, non lo so, è molto perlato, quindi non lo so. Allora vediamo. Sì, non mi sembra proprio la consistenza. No, non è la consistenza della pasta Gummy, quindi questo è uno slime fatto a mano. Guardate che bei riflessi. Eccolo qui, è un, oh, credo che sia uno slime normale, non, forse un po' fluffy, non lo so. Questo si è un pelino indurito, quindi vedete, provo a metterci un pochino di crema. Vediamo se riesco a risolverlo. Cerco di fare una cosa veloce perché sono troppi, non voglio che il video duri una valanga di tempo. Quasi finito la crema. Sì, devo procurarmi altri 6.000 boccetti di crema. Ok, ragazzi, io non so cosa sia successo. E non si incorpora la crema, me lo sta distruggendo assolutamente. E che cosa è successo? Questa crema è malefica, non mi era mai successo. Ok, molto bene, io continuo a mescolare, però purtroppo non si sta riunendo, diciamo. E non so perché, cavolissimo. Va bene, ragazzi, volevo metterlo a posto, l'ho distrutto di più, va bene. Giuro che proverò a metterlo poi un po' a posto. Non so che cosa cavolo ho combinato, scusate. Ah, comunque, faccio solo i video degli slime perché, come dicevo anche l'altra volta, fare un video con tutti i regali è veramente troppo lungo, non ce la posso fare, sono troppi regali. Comunque, ringrazio tutti, sia chi mi ha mandato gli slime, chi mi ha dato altre cose e comunque anche solo chi è venuto, perché vi ricordo che non è assolutamente necessario portarmi un regalo, a me fa piacere semplicemente solo vedervi. Ecco, Oddio, questo secondo me non è fatto a mano. Anche dall'odore, secondo me questa è proprio pasta magica. Sì, mi sembra proprio la pasta magica. Infatti, come la pasta magica, l'ho già detto 5 volte, ha proprio quella consistenza strana che ricorda un pochino la gommina. Sì, buonanotte. La cera che c'è intorno al galvanino, al Babybel, insomma, quella dei formaggi. Questa penso proprio che sia una pasta magica. Ovviamente non lo dirò dopo ogni slime, ma ripeto, ringrazio tutti tantissimo. Ora, guardate che carino questo. Oddio, ho paura di far danni ad aprirlo, però qui dentro questo macaron c'è uno slime. Ok. Guardate che bei colori. Cioè, i brillantini hanno un colore molto bello. Come morbido. Guardate, è super morbido, però non è appiccicoso. Non so se si vedono i brillantini dalla fotocamera, perché dallo schermo a me sembra di non vederlo. Guardate, ci sono anche le stelline. Secondo me questi sono gli stessi brillantini che uso io per fare l'effetto Galaxy, che sono quelli di multiriflesso, multicolore, però tutti sul colore scuro, appunto, che stanno bene. Per l'effetto Galaxy, quanto sto parlando? Scusate, ok, basta, devo muovermi e andare avanti. Questo era da Alice, grazie mille. Poi andiamo avanti. Allora, è da Eva, Marta e Chiara, per la nostra youtuber preferita. Non è molto, scusa, è un fluffy. Grazie mille, ragazze. Guardate quanto è carina sta confezione. Ah no, ma sono sticker. Ok, ora ho capito. Come morbido! Più che un fluffy mi ricorda il chewing gum slime. Esiste il chewing gum slime? Vabbè, sì, insomma, quegli slime che sembrano quasi un chewing gum masticato, che però sono bellissimi. Hanno una consistenza molto piacevole, sembrano quasi fatti di cera, appunto. Molto, molto carino. Come ho fatto a macchiarmi di nero qui? Molto carino. Poi andiamo avanti. Ah, giusto, ce n'era uno, questo qui, in una bustina. Slime da azzurra, credo, sì. Comunque devo complimentarmi con tutti perché erano tutti impacchettati molto bene. Moltissime confezioni avevano intorno allo scotch che ho già tolto per non far durare il video 16 ore. Guardate che carino, un mini crunchy con le. Ma perché continuo ad avere l'unghia macchiata di nero? Vabbè, lasciamolo lì. Un mini crunchy con le palline pastello, sembrano pastello, che carine.
Molto carino, morbidoso. No, ok, basta, questa cosa mi urta. Via, basta, non c'è più. Molto carino. Adoro le palline pastello, dove le hai prese? Le voglio. Poi proseguiamo con questo qui, che è di un bel lilla, con dei riflessi un po' strani. Oddio, com'è morbido! Credo che sia un jiggly slime. Vi dico, ragazzi, i jiggly slime io non li ho mai provati a fare, visto che, boh, a me non sembrano di una consistenza bella da palpare, perché a me piace proprio prendere gli slime, palparli tutto, però i jiggly sono, come vedete, tipo simili all'acqua. Non è appiccicoso, quindi è proprio fatto così, non è che si è sciolto, è proprio un jiggly. E però appunto io non so come si maneggiano i jiggly, proprio perché sono molto liquidi, quindi scusate se ce n'è qualcuno e non lo maneggio bene. Poi questo qui sembrerebbe una cosa tipo clay slime, vediamo. Ok, questo qui si è un po' indurito, ma mi sembra che maneggiandolo si stia un pochino mettendo a posto. Sembrerebbe sì un tipo un clay slime. Sì, sto notando che maneggiandolo si sta morbidendo un pochino, quindi più si maneggia più si ammorbidisce, insomma, il concetto è questo. Poi andiamo avanti, c'è questo qui crunchy. Oddio, sta buono. Allora, c'è qualcosa che non va. Allora, ho capito come mai le palline fanno così. Questo slime è fatto benissimo, eh. Il problema è che non è appiccicoso. È molto... ho notato sotto che è molto morbido, però non è per niente appiccicoso e quindi purtroppo le palline non si attaccano. E quindi, niente, è fatto molto bene, però purtroppo mi sa che andava lasciato un po' più appiccicoso. Aiuto! Per farlo diventare crunchy va lasciato un po' più appiccicoso. Però comunque lo slime di base è fatto bene. Ora ignoriamo le palline, ok? Ma forse sapete cosa? Mi sembra che abbia sprigionato questo slime un po' di liquido e quindi è per questo che non si attaccano, essendo che c'è il liquido che non è appiccicoso, non si attaccano le palline per questo, penso. Poi andiamo avanti, qui c'è una confezione della Skiffidol. Quando è che abbiamo fatto queste confezioni? Non me lo ricordo. Con... anche qui ci sono le... ma sono le stesse palline di prima, con i colori pastello. Guardate che top! Adoro i crunchy pastello, perché io non ho mai visto le palline color pastello di polistirolo, cos'è sta storia? No, mi rimango le palline anche qui, ma cos'è, ho le mani unte io a sto punto? Che cosa hanno le mie mani che non va con i crunchy oggi, mi rimango le palline attaccate? Anche questo è poco appiccicoso forse, mi sa che si... non so cosa è successo, ma non sono più appiccicosi, cavolo, e quindi le palline escono. Va bene, ci aggiungerò un po' di colla in caso magari, questa non l'ho presa, ce l'ho dall'altra parte della casa. Comunque è molto carino. Ok, qui c'è scritto per Erika da Jacopo, notare l'unicorno ciccione che è sempre una cosa bella. Strawberry cake, oh mio Dio, hai fatto la scritta in giapponese, ti adoro già. Oh mio Dio, ancora palline pastello. Ok, allora sono l'unica matta che non ha mai visto le palline colorate. Guardate che bei colori. Sì, comunque mi sa proprio che l'altra volta si erano un pochino sciolti per via del corriere, perché questa volta, appunto, che non sono passati per il corriere, quindi giorni e giorni in giro, sono molto meno appiccicosi e sciolti dell'altra volta. Quindi sì, dannato freddo o comunque corrieri. Lo so, vedete ragazzi, i corrieri riescono sempre a creare qualche problema anche involontariamente. Comunque guardate che bello, questo rosa è meraviglioso. Oddio, come hai fatto a fare questa bellissima tonalità? È veramente molto molto bello. Wow, sentite come crunchy. Top. Bravissimo Jacopo, era sì. Bravissimo Jacopo, molto bello. Poi andiamo avanti. Questi qua sono tutti insieme, magari li faccio vedere alla fine. Poi c'è questo qui, che Jiggly Fluffy Crunchy Slime, per Erika Kawaii, da Emma, Matilde e Daniela. Perfetto, grazie mille ragazze. Andiamo ad aprire anche questo qui. Questo qui è viola. Ma che cosa è successo ai Crunchy Slime? Sono tutti... a tutti gli è uscita questa patina? Ma non so come mai. Sapete che secondo me è per... c'è un occhio. Sapete che secondo me è per via del detersivo? Perché mi sembra che anche a me tempo fa qualche slime con il detersivo mi aveva dato questo problema. Infatti ho smesso di usarlo. Che buttano fuori questo liquido che è abbastanza unto e quindi rendono gli slime unti, appunto. Che carino questo slime ha degli occhi e delle palline, cioè oltre alle palline agli occhi. Ecco, questo è l'unico problema, cioè non me ne frega niente se gli slime sono unti. Il problema è che vedete che cadono le cose del crunchy
dannato detersivo, mi sa proprio che questa è colpa del detersivo. Perché non me lo ricordavo neanche più, ma mi era successo anche a me ai tempi quando usavo il detersivo, ma da quando poi ho scoperto l'acido borico non lo uso più. Poi, allora, da Chiara per Erika Kawaii. Allora, scotch, questo non l'ho tolto perché c'era appunto il nome, non volevo toglierlo. Ah, ma queste sono le palline per fare gli slime, non è uno slime, ok, a posto, questo non serve che lo apro, ti ringrazio, queste le userò poi per fare un crunchy. E c'è questo, oh mio Dio, non l'avevo notato, quanti brillantini! Ah, via! Quanti glitter, oh mio Dio, che top! Oddio, ma ne hai usati veramente una valanga, che cosa meravigliosa, guardate quanto è bello! No, vabbè, ragazzi, lo amo. È un brillantino unico lo slime, il glitter slime, nuovo tipo di slime. È veramente bello, cioè, guardate! È proprio un clear con tutti i brillantini bellissimi. Molto, molto bello, super brillantinoso. Questo penso che ci aggiungerò un pelino di gel, vediamo se diventa un pochino più elastico. Questo è sempre sotto consiglio di Yolanda, grazie Yolanda. Ho comprato un gel trasparente a casaccio. Però, Dio, questo gel non ve lo consiglio, non è che mi ci stia trovando poi così bene, ma più che altro perché lascia un odore fortissimo e non è cattivo, però insomma magari può dar fastidio nello slime, a me non piace molto. Vediamo se diventa un po' più elastico. Ok, ho messo decisamente poco gel, però sì, è diventato più elastico, come vedete, poi in caso ne aggiungerò dell'altro, guardate, guardate che bello! Ok, basta. Quindi andiamo a mettere via questo qui, ho tutto il gel sulle dita, davvero molto carino. Grazie mille anche a te, come a tutti quanti. Aiuto, non ho più spazio. Allora, questo è enorme, guardate quanto è grande! Da Gaia, Fluffy Slime al profumo di Elisir. Che cos'è l'Elisir? Cos'è il profumo di Elisir? Spero che ti piaccia e che non si sia sciolto durante il viaggio. Sei bravissima, continua così, grazie mille. Vediamo un po' se si è sciolto durante il viaggio. Oddio, ma ce n'è una tonnellata! Oddio, ma quanto è morbido! Ma stiamo scherzando? È fantastico! No, vabbè, ragazzi, top. Oh, cavolo. Forse un minimo si è sciolto, ma fa lo stesso, non è un problema assolutamente. Ma guardate anche qui quanti brillantini! Ma che top! E poi è molto morbido. C'era scritto Fluffy? Sì, sembra quasi un jiggly anche questo. Ma è morbidissimo, sentite che bei rumori! Adoro, sì, però vedete che come fa? Sembra proprio un jiggly. Non so se è fatto apposta o no, comunque è veramente bellissimo. Cioè, beh, è bellissimo metterci la mano dentro e fare così, guardate che bello. Ui! No, vabbè, top. E poi si ha un odore, non so che cosa sia l'odore di Elisir, però l'odore è molto buono, sembra proprio un profumo. E poi ci sono anche qui una tonnellata di brillantini, lo adoro. Oh, guardate che bello. Veramente bello, mi piace un sacco. Ok, basta. Poi comincio a confondermi. Questo non l'ho ancora aperto. Da Flora per Erika. Ok, grazie anche a te. Allora, aiuto. No, ti prego, non dirmi che ti sei sciolto. Beh, sì, a parte che mi è rimasto lo slime di prima attaccato, per favore, torna al tuo posto. Ci sono 600 kg di glitter qua dentro, il che è una cosa bellissima. Oddio, anche questo secondo me è un jiggly perché non è appiccicoso. Vedete che non mi appiccico molto, però è molto morbidoso. Io non ho mai capito come si fanno i gigli. Ammetto di non essermi mai informata proprio perché non mi ispirano da fare. Però guardate com'è morbidoso, sembra liquido. Cioè sì, credo che quelli che fanno così, che sono proprio liquidi senza appiccicarsi, non siano sciolti, sono proprio fatti così, giusto? Sono i gigli. Ui, ma come si gioca con i gigli? Non l'ho mai capita sta cosa, proprio perché appunto non si possono prendere in mano e palparli come gli altri. Poi, penso che se escludiamo questi qui insieme sia l'ultimo, da Virginia per Erika. Slime Cien, ah Cien, credo che sia quella marca di bagnoschiuma, credo, non ne sono sicura. E più colla, più acido borico, ok. Ah, e palline. Quindi questa è da Virginia. Oddio, ma com'è morbido! Oh mio Dio! Guardate! No, vabbè, è morbidissimo. Aiuto! È troppo morbido, sembra quasi jiggly anche questo, non è facile da maneggiare. Mi cade, mi cade, mi cade. Oddio, com'è morbidoso! No, veramente, è morbidissimo. E no, alla fine non cade. Oddio, ma come hai fatto a farlo così morbido? Incredibile! Forse c'è molto bagnoschiuma. E guardate quanto è morbido! Che bello! Troppo carino. Ha un odore un po' particolare, mi sembra proprio che sia sì, l'odore tipo del bagnoschiuma. Si sente che è il bagnoschiuma da uomo, ha proprio quell'odore fresco da profumi da uomo. Infine,
infine rimangono questi qui che sono tantissimi. Se non sbaglio me li ha mandati Matteo. Me li ha dati, non mandati. Matteo, che ringrazio tantissimo perché, oh mio Dio, me ne ha mandati un sacco. Tu sei matto, no? Hai sprecato un sacco di materiale per me, non dovevi. Allora, vediamo un po'. Crunchy slime, vediamo, questo qui è azzurro, un azzurro un po' scuro. Oddio, anche questo è come quello di prima, crunchy ma morbidissimo. Oddio, anche questo ho paura che mi cada perché lo sento che è così liquidoso. Che profumo, non so che cosa sia. Guardate che bellino. Molto carino, molto molto carino. Poi Galaxy Slime, questo è un pacchetto diverso però riconosco la scritta, sì, è uguale. Ok, ma come sono morbidi! Io quando faccio i crunchy non sono mai così tanto morbidi. Come fate? Cosa ci mettete per farli così tanto morbidi? Ecco, questo forse un minimo si è sciolto perché è abbastanza appiccicoso, quindi rimedio all'istante con il mio acido borico. Ok, adesso è meno appiccicoso, vedete? Cioè, no, non credo che vedete, vabbè, lo sento io che è meno appiccicoso. Molto carino con le micro beads, si chiamano queste qui piccoline. Ma sono veramente morbidissimi, io non li faccio così tanto morbidi, non so come fate, ma va bene. Erika Slime, oh che carino, sono diventato uno slime. Ed è rosa ovviamente. Sì, vabbè, qua c'è dell'acido borico che è schizzato, guardate che bello. Ma ci sono i pisla? No, vabbè, top, è un crunchy con le palline e i pisla. Guardate che bellino, tutto rosa. Ma secondo me questo è proprio un jiggly, questo è veramente liquidissimo, però non appiccicoso. Ecco il metodo per riconoscere i jiggly e quelli sciolti. Il jiggly è molto liquido perché è fatto apposta e non è appiccicoso. Con i jiggly mi piace fare questa cosa. Prendo e faccio colare. Sì, ma basta, se i miei versi sono sempre molto intelligenti, basta, lasciamo perdere. Poi, Jiggly Foam Slime. Foam, vabbè, con le mie pronunce, ragazzi, sapete che sono un po' particolari. Wow, quanti! Ecco, anche questo penso che sia simile a questo di prima, infatti è molto morbido essendo jiggly. Facciamo andare, mischiamo un pochino le palline. Sono così strani i jiggly, sono una cosa stranissima, guardate. Sono così morbidi. Questo è un colore super intenso. Oddio, non è mica facile fare i colori così intensi, eh. Visto che mi sembra che sia fatto con la cola bianca, cavolo, fare un colore così intenso è molto difficile. Poi, questo Black Knight Slime. Ecco, anche questo è super intenso come colore. Oh, questo, niente da fare, questo ragazzo fa degli slime morbidissimi, che cosa bella! Adoro! E questo si è seccata la parte di fianco al tappo. Sono tutti così morbidosi. Anche questo è bello da fare. Prenderlo da sotto e fare così. Ok, basta. Andiamo avanti. Oh mio Dio, questo video dura troppo. Laffy Taffy Slime. Vediamo il Laffy Taffy. Che bello. Questo, non so se si vede la differenza, comunque non è molto... Questo è meno liquido, comunque è molto morbido. Ho ancora i brillantini di quello slime di prima, incredibile. E poi niente, quest'unghia alla fine vuole sporcarsi, perché vabbè, lei è contenta così. Questo è morbidosissimo, ma non liquido come il Jiggly. Ah, aiuto, ce n'è troppo! Mi cade! Ma io veramente vedo le ragazze che fanno i video in cui maneggiano 600 kg di slime alla volta. Io invece quando ce n'è tanto sono impedita e faccio fatica. Ma dai, me la sto anche cavando bene in realtà. Guardate com'è bello questo! Vedete, a me piacciono di più questi. Mi piacciono un po' meno i Jiggly perché con i Jiggly non si riesce a fare questa cosa. E io adoro fare questa cosa di maneggiarli, eccetera. Fare le rotelline, con i Jiggly non si fanno le rotelline. Fantastico, fantastico, questo ragazzo è davvero bravo, complimenti Matteo. Infine c'è l'ultimo che è questo qui, Green Foam Slime. È così morbido, guardate, è morbidissimo. Ma davvero, come fai a fare gli slime così morbidi? Sono fantastici. Questo ragazzo ha capito che mi piacciono i foam slime. Anche questo sembra tipo un po' jiggly. Bene ragazzi, quindi io ringrazio ancora tantissimo tutti quanti, tutti quelli che sono venuti e mi hanno anche solo dato un saluto, tutti quelli che mi hanno fatto i regali, tutti quanti. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo domani con le creazioni in resina. Ciao!